Benvenuti nel video dedicato al modello MODA 34. È una canotta lunga con alti spacchi laterali. La prima cosa da fare è prendere il cartamodello davanti, numero 1, e riportare sul tessuto alcuni marcatori. Per questo modello i marcatori che mi servono sono quelli della spalla, inizio e fine spalla, l'incavo. Molto importante questa lineetta blu dove c'è scritto spacco. Questo modello ha uno spacco molto alto che arriva fino a questo punto. Perciò adesso con il filo entro perpendicolare nella lineetta dove ho lo spacco, lascio il filo lungo alcuni centimetri, lo taglio. Questa operazione la eseguo sull'incavo, la spalla, inizio e fine. Riportato sulla stoffa questi quattro punti, tolgo gli spilli, separo il cartamodello dalle stoffe, segno con il gesso il rovescio del tessuto, separo le stoffe e taglio il filo a metà, in questo modo, su tutti i marcatori. Prendo il cartamodello con il dietro, numero 2, e riporto sul tessuto gli stessi marcatori che ho riportato sul davanti, perciò l'inizio e la fine della spalla, l'incavo e la lineetta che mi sta a indicare lo spacco, nello stesso identico modo, inserendo l'ago perpendicolare nel cartamodello, facendolo uscire sotto, lasciando alcuni centimetri e tagliandolo. Questa operazione li faccio per i restanti tre marcatori. Riportato sul tessuto con il filo i punti che mi interessavano, tolgo gli spilli, separo il cartamodello dalle stoffe e segno con il gesso una X sul rovescio del tessuto. Questo è il rovescio. Separo i due strati di tessuto e taglio i marcatori in mezzo, così. Questo è il rovescio del dietro. Ho tagliato i marcatori, separo, apro. Questo è un modello molto lungo, però la parte che devo mettere assieme col davanti è una parte corta. Questo è il dritto del dietro. Prendo il davanti, qui ho fatto la X, è il rovescio del tessuto, apro e metto dritto contro dritto. Blocco per primo la spalla, l'inizio e la fine che sono segnati con i marcatori, blocco con gli spilli, facendoli coincidere perfettamente. Misuro i margini di cucitura che mi vengono indicati sul cartamodello e li riporto con il gesso sul tessuto. Poi imbastisco sulla linea del gesso e faccio una cucitura a macchina e rifinisco i margini di cucitura, questo in entrambe le spalle. Poi metto assieme il fianco. Il fianco, ho il marcatore dell'incavo che devo farlo coincidere con il marcatore dell'incavo e lo spacco, l'inizio dello spacco con l'inizio dello spacco, prima con gli spilli. Molto importante farli coincidere perfettamente. E oltre ai marcatori devo far coincidere anche i margini del fianco, questi. Controllare sempre sotto che coincidano. Metto margine con margine, blocco con spilli. Misuro dal cartamodello i margini che mi vengono indicati, li riporto sul tessuto con il gesso e poi imbastisco da dove ho stoffa, dall'inizio dell'incavo fino alla marca dello spacco. Poi faccio anche una cucitura a macchina e rifinisco i margini assieme con zigzag o taglia e cuci, sia un fianco che l'altro fianco. Cucito e rifinito spalla e fianco. Il fianco ho cucito a macchina fino in questo punto e con la taglia e cuci invece mi sono fermata in questo punto e precisamente dal cartamodello la cucitura a macchina
l'ho fatta fino a qui, dove c'era il segno del marcatore. Mentre la rifinitura con la taglia e cuci mi sono fermata in questo punto, dove inizia il margine per rifinire lo spacco. Questa è la parte del modello numero 3 ed è il bordino giro collo. Tolgo gli spilli, separo il cartamodello dalle stoffe. Da questa parte ho la piega della stoffa, da questa parte invece ho i margini che li devo unire con una cucitura a macchina. All'interno c'è il dritto del tessuto, quindi lo lascio così. Misuro il margine di cucitura che mi viene indicato dal cartamodello, lo riporto sul tessuto, blocco con degli spilli ed eseguo una cucitura a macchina, solo cucitura a macchina. Cucitura a macchina effettuata. Taglio il margine e lascio solo mezzo centimetro dalla cucitura. Poi piego la fascetta a metà, rovescio contro rovescio. In questo modo, dove ho la cucitura, faccio coincidere la cucitura. Tutto attorno blocco i margini, margini con margini, e la fascetta è piegata rovescio contro rovescio, in modo che esternamente ho il dritto del tessuto. Bloccati i margini con gli spilli, prendo dove ho la cucitura, qui ho lasciato il filo così si vede un po' di più, e piego a metà la fascetta. Così. La piega che si forma, segno con il gesso sulla piega una lineetta. Così, segno. Così ho trovato la metà della fascetta nella lunghezza. Prendo la mia tunica. Questo è il davanti della mia tunica e sono sul rovescio del tessuto. Prendo la mia fascetta e vado a bloccare la metà fascetta che avevo segnato con il gesso con metà girocollo del davanti. Per trovare il girocollo del davanti e metà del girocollo del dietro, non devo fare altro che unire spalla con spalla. Ecco qua, unisco il girocollo e la piega che si forma è metà girocollo. La segno con una lineetta col gesso sia per il davanti che per il dietro. Poi accosto margine con margine. Attenzione che la fascetta ho i margini aperti e qui ho la piega. Quindi margine con margine, blocco per prima mezzo la metà del girocollo davanti con il segnetto che ho fatto sulla fascia, che è a metà fascia. E poi subito vado a bloccare la cucitura della fascetta con metà giro collo dietro, sempre margine con margine. Poi blocco tutto il margine della mia fascetta con il margine del giro collo. Bloccato il bordino sul giro collo. Ricordatevi che la fascetta, questo bordino, è più piccolo rispetto al girocollo, quindi quando lo applicate bisogna tenderlo un pochino. E questo per fare in modo che il girocollo non ceda. Misuro i margini di cucitura che mi vengono indicati dal cartamodello, li riporto con il gesso ed il metro sul tessuto, imbastisco e cucio a macchina. Cucito il bordino, vado a tagliare il margine e lascio solo mezzo centimetro dalla cucitura. Poi stiro in questo modo il bordino, così lo appiattisco molto bene, in questo modo. Bordino stirato. Sono sempre sul rovescio del tessuto. Ora porto questo bordino, lo piego verso il dritto del tessuto. Giro. Qui dove vedo i margini tagliati, questo è il dritto del tessuto. Piego in modo che la cucitura che tiene assieme il bordino con il girocollo rimane esattamente sulla piega. Blocco con spilli il bordino qui sulla piega, tutto attorno al girocollo. Questo è il dritto del tessuto. E questo è il bordino bloccato con gli spilli.
si imbastisce a 2 mm dalla piega del bordino e poi si esegue una cucitura a macchina, sempre qui così a 2 mm, tutto attorno al giro collo. Giro collo finito. Non si vede, ma c'è la cucitura a macchina. Questa tecnica permette di avere un giro collo bello rifinito e tutto pulito. Nel PDF informativo di questo modello c'è il link per il video come rifinire incavi con fascetta visibile sul dritto. È la stessa identica tecnica che ho utilizzato per il giro collo, però essendo un video tutorial è fatto con un tessuto e con dei fili che si vedono di più. Quindi se non è chiaro questo che vi ho fatto vedere, c'è il link. Ora vado a rifinire gli incavi. Gli incavi si rifiniscono nello stesso identico modo che ho rifinito il giro collo. Ho preso il bordino incavi numero 4. Nel cartamodello c'è contrassegnato questa lettera A col puntino. Riporto questo marcatore sul tessuto utilizzando il filo da imbastire. C'è scritto anche davanti e dietro. Per riconoscere il davanti, sempre col filo da imbastire, faccio una marca, un punto, in questo modo. Taglio il filo. O posso anche segnarlo con il gesso, una X. Tolgo gli spilli, separo il cartamodello dalle stoffe, prestando attenzione al filo che rimanga nella stoffa. Questo è il rovescio, lo segno una X qui sul dritto, scusatemi, sul davanti, così. Poi vado a tagliare e separare i tessuti, a tagliare il filo mentre separo i due bordini. Come ho fatto prima per il bordino del giro collo, piego a metà, in questo caso il dritto è questo, piego a metà il bordino, unisco margine con margine, misuro dal cartamodello il margine che mi viene indicato, lo riporto con il gesso e il metro, blocco con spilli e eseguo una cucitura a macchina. Cucitura eseguita. Taglio il margine e lascio solo mezzo centimetro dalla cucitura. Questo è il rovescio del tessuto. Piego a metà, aprendo la cucitura, aprendo i margini di cucitura. Piego a metà, rovescio contro rovescio e blocco con gli spilli il margine qui in alto, tutto attorno. Bloccati i margini con gli spilli, prendo l'incavo della mia tunica, ho come riferimento la cucitura della fascetta che devo far coincidere con la cucitura del fianco e la lettera A che avevo passato un marcatore, che è questo, deve coincidermi con la cucitura della spalla, ma devo anche fare attenzione che ho un davanti e un dietro, perché le misure degli incavi non sono uguali. Questo che avevo segnato con un filo che si trova vicino alla cucitura rappresenta il davanti, perciò devo metterlo in questo modo. Sempre come ho fatto per il giro collo, lo appoggio la fascetta sul rovescio del tessuto. Questo è il dritto e questo interno è il rovescio. Fianco, vado a posizionare la cucitura della fascetta con cucitura del fianco. Faccio coincidere margine con margine e cucitura con cucitura e rovescio della tunica con uno dei due dritti della fascetta. Prima blocco subito cucitura con cucitura del fianco e poi la lettera A che avevo segnato con la cucitura della spalla e sempre margine con margine. Vi ricordo che anche il bordino dell'incavi ha una misura inferiore rispetto all'incavo, quindi quando vado a posizionarlo, a metterlo sull'incavo, bisogna un po' tenderlo. Faccio coincidere margine con margine e blocco tutto con gli spilli, tutto attorno. Il procedimento è uguale identico a quello del giro collo. Una volta che ho bloccato con gli spilli, vado a misurare il margine di cucitura che mi viene indicato dal cartamodello, lo riporto sul tessuto,
imbastisco, cucio a macchina, taglio il margine, lascio mezzo centimetro, lo stiro in questo modo e poi lo giro verso il dritto del tessuto, blocco con gli spilli, imbastitura e cucitura a macchina a 2-3 mm dalla piega del mio bordino, tutto attorno. Questa operazione la eseguo per entrambi gli incavi. Incavi rifiniti. Quando un modello presenta uno spacco come questo, prima bisogna rifinire l'orlo. Vedo dal cartamodello che mi viene indicato un orlo doppio. Vi ricordo che nel PDF informativo di questo modello c'è il link per il video tutorial orlo doppio. Io però ho optato per questo modello in fondo il rullino della taglia e cuci. È un punto. Questo che rifinisce la taglia ai cuci. Se io allungo un pochino, si arriccia, fa un po' le ondine, si arriccia da solo. Quindi non ho fatto l'orlo doppio, ma ho utilizzato il punto orlino della taglia ai cuci. Rifinito l'orlo, vado a rifinire gli spacchi. Il cartamodello mi indica che per rifinire lo spacco, il margine dello spacco, devo girare all'interno 2 volte il tessuto, come se fosse un orlo doppio. Perciò lo realizzo nello stesso modo in cui andrei a realizzare un orlo doppio. Perciò il link tutorial per l'orlo doppio che vi ho indicato prima per il fondo lo vado a utilizzare per lo spacco. Dopo aver girato dentro 2 volte lo spacco, prima di cucire a macchina, vado a bloccare le estremità col filo e l'ago, questa parte qui, cercando di tenere verso l'interno il margine, unendo le due parti con dei piccoli punti. Dopodiché vado a cucire a macchina tutto attorno allo spacco. Spacco rifinito. Questo è quello che si vede sul dritto e questo è quello che si vede sul rovescio del tessuto. La cucitura, qui si fa fatica a vedere perché è nero, ma è fatta qui a 2 mm dalla piega, partendo dal basso, salendo. Dove finisce lo spacco con l'ago giù, si gira e si passa sull'altro lato e si scende fino al fondo. Ecco qua il modello terminato. Spero di esservi stata utile. Ai prossimi video. Ciao ciao!